una vera e propria rivoluzione in casa Amaranto. Il presidente dell'Unione Sportiva Arezzo, Matteo Matteoni, ha infatti licenziato i suoi più stretti collaboratori, il direttore generale Franco Zavaglia e il direttore sportivo Piero Di Iorio. E le motivazioni sono delle divergenze sulla campagna acquisti e sulla gestione dei rapporti con i calciatori. Però ci tengo a specificarle in maniera molto chiara e molto netta che purtroppo Piero Di Iorio ha pagato delle colpe non sue, nel senso che in questo calderone, in questo mare magnum che si trascina avanti negli ultimi anni e di cui io non voglio parlare assolutamente, il Di Iorio che è arrivato da poco è stato investito dalla onda d'urto, ma purtroppo ho dovuto, e sottolineo ho dovuto, prendere questo provvedimento. È legato a un cattivo rapporto, che non do le colpe né a Zavaglia, né a Di Iorio, né a me, ma se ognuno ha il proprio carattere, è un cattivo rapporto, è una cattiva gestione dei rapporti della campagna acquisti. Ecco, adesso resta vuoto il ruolo sia del direttore generale che di quello sportivo. La campagna acquisti da chi sarà portata avanti? Dal sottoscritto, con l'aiuto di Mr. Pavanel e con la comprensione dei ragazzi. Io sto viaggiando per andare ad Arezzo e metter mano insieme al mister agli ultimi ritocchi da fare in una squadra che ritengo buona. Ecco, ci sono in arrivo anche degli investitori per l'Arezzo? Sì, che diciamo danno la possibilità di vedere un bel futuro, un futuro sereno. Queste ultime ore è uscito il nome dell'ex direttore sportivo dell'Arezzo, Ermanno Pieroni, che si sarebbe reso disponibile a sostenere la squadra e la società. Cosa ne pensa? Ma ringrazio Pieroni della sua disponibilità e questo fatto mi onora, però il nome lo... Mi scusi, il nome lo avrete solo ed esclusivamente da me. Lei però sarebbe disponibile perlomeno per un incontro con Pieroni? Io incontrerò tutti, anche perché non ho preclusioni verso nessuno.